Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Altair e oggi vi spiegherò come andare avanti sulla storia della stagione 17. Prima di continuare con il video però vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale nel caso in cui vi sia stato d'aiuto e vi sia servito il video, così da potermi supportare. Per andare avanti con la storia, questa settimana, come anche la scorsa, dovrete recarvi a Helm, dalla Corona del Tormento, e dovrete interagire, e qui Erismorn vi parlerà. Cambiamento significa opportunità. Studiando questo ricordo di Uldrensov, si scopre una natura degli incubi più vera. Sono nati dall'oscurità, e sono attratti da essa come falene da una fiamma. Kalus è questo fuoco. Attraverso il Leviatano, la mente di Kalus raggiunge la piramide lunare, forgiando la connessione che attira gli incubi a lui. E se tale connessione dovesse venire interrotta? Possiamo fermare i piani di Kalus prima che causi altri danni. Il tuo successo con il Corvo non passerà inosservato. Kalus reagirà. E forse lo sta già facendo. Di recente, nell'Helm e altrove, mi ha fatto visita uno degli incubi che Eris ha vincolato alla Corona. Dobbiamo osare di più. Ti accompagnerò nella prossima missione di recisione per indebolire la connessione di Kalus con la piramide. Insieme ci riusciremo. Raggiungi il Leviatano e mieti l'essenza degli incubi. Dobbiamo attuare il prossimo rituale di recisione prima che sia troppo tardi. E, guardiana, tieni d'occhio Zavala. Come per il Corvo, il confronto del comandante con il suo passato potrebbe essere la missione più difficile della sua vita. Dopo che Erismorn avrà finito di parlare, l'impresa Vincolo nel Tormento si aggiornerà, richiedendovi i soliti 500 di Vestigia del Terrore, poi la presenza vincolata e di completare i vari livelli di contenimento incubi. Nel mio caso già ne ero in possesso della Vestigia del Terrore e della presenza vincolata, poiché precedentemente avevo farmato l'attività, quindi se eravate anche voi come me, con tutto quello che vi serviva per andare avanti con l'impresa, l'unica cosa che vi rimarrà da fare saranno i vari livelli di contenimento incubi, e per far questo in modo veloce vi basterà che il contenimento sia ancora da avviare, così quando l'avrete finito l'impresa si aggiornerà e qui vi chiederà di recarvi nelle viscere del Leviatano con Zavala per eseguire il rituale di recissione, e per poterlo fare vi basterà semplicemente selezionare l'impresa recissione lutto. La mia spiegazione termina qui ragazzi, godetevi il video e spero di esservi stato d'aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non sia stato chiaro, scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! La seconda recisione è vicina. Procediamo come desideri, comandante. Ma qualsiasi cosa sentiate, andate avanti. Ricevuto. Grazie, Alice. Impostate gli amplificatori, tagliate la connessione di Kalus. E fate attenzione. Vedo la tua nuova protetta, Zavala. Mi chiedo se le hai detto cosa è successo all'ultimo guerriero che hai addestrato. Amplificatore online. Rilevo anche il comandante. Come sappiamo dal Corvo, questi dispositivi saranno utili, ma il successo dipende dalla gestione dei demoni di Zavala. Guardiana, come puoi fidarti di Zavala se tiene segreti i suoi trascorsi prima della città? Io l'ho conosciuto prima che fosse il tuo comandante, quando era giovane e presuntuoso. Sedevamo insieme ad ascoltare le cicale. A volte le ascolta ancora. Mi ricordano ciò che ho perso. Concentrati. Lo sono. Perché lasci inespressi i nostri nomi? I ricordi di quel tempo ti fanno soffrire così tanto.
blocco di sicurezza rimosso per tutte le paratie vicine. Potete procedere. Sono riuscito ad abbattere. Non potevo contattarvi. È scosso. Zavala, di che avevi paura. Confidati. Perché nascondi i tuoi sentimenti? Come mi sento non ha importanza. Ecco perché fallirai. Metti il dovere prima del cuore. I fantasmi intrappolati in questo fetido scafo alimentano qualcosa che cresce. L'incubo di Zavala ne fa parte, ma ogni amplificatore isola ulteriormente la presenza di lei dalla stretta di Kalus. Resta con me ancora un po'. La vita è andata avanti, ma possiamo indugiare qui per un attimo. Hai scelto di andare avanti quando potevi restare. Safi, io... No. Hai fatto la tua scelta. Va, procedi pure. Me la caverò da solo. Ultimo amplificatore piazzato. Ho le allucinazioni. Gli infami indossano... No, impossibile. Il casato dei diavoli non esiste più. I tuoi occhi vedono il falso. Non farti ingannare. Hai raggiunto il luogo della recisione, comandante. La guardiana sta arrivando da te. Il valoroso Zavala stringe la sua offerta tra le dita, temendo di perdere il dolore che ha con sé da tanto tempo. Non mi resta altro. Accumuli i nostri ricordi come un animale affamato accumula ossa. Ve lo chiami ossequio. Ho pianto. Ho implorato il tuo perdono. Che altro posso fare? Pronunciare i nostri nomi. Liberarci. Guardiana. Dici che hai pianto per la nostra morte, Zavala? Visitato le nostre tombe e gridato preghiere al tuo viaggiatore? Per molto tempo. E a che è servito? Nessuno spettro ci ha trovato. Invece il viaggiatore ha dato la luce ai tuoi nemici. Non è così semplice. Oh, altro che! Quel traditore merita il tuo senso del dovere più di me, più di nostro figlio. Ecco perché ci hai lasciati morire, solo. No. Non usarlo così. Io avevo scelto voi. Ho provato a rinunciare. Tu l'hai ucciso, tanto quanto i caduti. Hai intessuto la tua prudezza nelle sue ossa. I suoi assassini dovrebbero incontrarsi. Thank you.
terribile lama si manifesta dalla mietitrice. Manifesta dalla mietitrice. Possiamo procedere finché non trova il perdono. Perdono? Condividete il cibo con i caduti dentro le vostre mura, dopo ciò che hanno fatto! Questa tua nuova vita disonora la precedente. Disonora tuo figlio. Hakim. La tua vera famiglia non ti tormenterebbe. Questo è il tuo dolore, Zavala. Mio marito non è un bugiardo. E io parlo con parole sue. Lui sa che cos'è. Un uomo vuoto che porta gli altri alla morte. Per un Dio silente. Basta. Riporta indietro il comandante prima che la situazione peggiori.
viste prima, ma... un uomo vuoto che porta gli altri alla morte. Per un dio silente. È questo che sono diventato. Il tempo ha sfibrato il mio vigore. Ero convinto che vederla avrebbe facilitato le cose. Che la sua assenza ferisse più della sua presenza. Ma feriscono allo stesso modo. Safia vuole che io parli di lei. Che ti confidi i miei sentimenti. Ma cosa serve? Va da Eris. Le dirò che stai arrivando. Lei saprà cosa dire. La prossima minaccia non tarderà ad arrivare, ma quando lo farà, noi saremo pronti. Zavala non ti parlerà dei suoi rimpianti, ma io non lascerò che li sopporti da solo. Ascolta attentamente. Sussurri e confessioni, come li ho sentiti io. Lui lo racconterebbe diversamente, ma i ricordi non restano fedeli alla realtà. Ti dirò ciò che so. Prima dell'avanguardia della città c'era una donna. Si chiamava Safia, era una chirurga. Si presentò al Lord Saladin offrendo il proprio lavoro in cambio di un rifugio. Ai tempi Zavala era il protetto di Saladin, aveva appreso la missione e vi si atteneva fedelmente. Lei lo faceva infuriare e viceversa. Ma il rispetto divenne ammirazione e l'ammirazione amore. Ti sorprende che Zavala possa aver amato? Lei era meticolosa e gentile, determinata, testarda, impavida. Tutto iniziò con un bambino, orfano dopo un attacco dei caduti. Saladin aveva insegnato a Zavala il dovere, la guerra e la luce. Ma Safia gli insegnò che era più di un semplice strumento di violenza. Lei aveva solo una vita e l'avrebbe condivisa con lui. Chiamarono il bimbo Hakim. E lui chiamò Zavala padre. Nella sua gioia, Zavala pensò di rinunciare alla luce, come aveva fatto con i metodi di Saladin. La gioia finì come era iniziata, con il loro figlio.
Quando Hakim seguì suo padre in battaglia, Zavala non riuscì a proteggerlo e Safia non riuscì a salvarlo. Hakim morì tra le braccia di sua madre. Zavala cercò il suo perdono, ma lei sapeva che non c'era nulla da perdonare. E che rinunciare alla luce non lo avrebbe assolto. Tornarono alle loro vite precedenti. Lei si innamorò di nuovo ed ebbe una figlia. E quando Safia morì, lui le chiese di perdonarlo. Il suo lutto si rinnovava a ogni generazione. Implorava il loro perdono. Ma ancora non l'ha ricevuto. Le ferite di Zavala sono più profonde di quanto non lasci vedere. Gli sforzi che ha compiuto per isolarsi dal suo cuore sono familiari. È accettando ciò che non possiamo cambiare che troviamo la forza per andare avanti. Soffriamo, passiamo oltre e cresciamo. Zavala conosce solo il soffrire, ma forse la speranza alberga negli altri, nelle parole di amici e familiari. Dalla sua verità non si scappa più. Il passato è messo a nudo, così come il cuore del comandante. Guardiana, riprendi i pattugliamenti a bordo del Leviatano e io vedrò cosa si può fare.